Dopo la prefazione, il titolo per quanto riguarda questo servizio, eccoci con i due interessati, Emiliano Perani e Nadia Rossi, che hanno questa bellissima storia da raccontare. Se mi permetti, Emiliano, inizio proprio con Nadia. Innanzitutto, così da chito, per sapere, Nadia, qual è stata l'esperienza e soprattutto cosa hai tratto da questa vostra, da questo, diciamo così, questo vostro viaggio anche avventuroso. Questa esperienza sono stati appunto quasi 7 mesi di viaggio on the road, cioè zaino in spalla, muovendoci con mezzi pubblici, e innanzitutto è stata la realizzazione di un piccolo sogno nel cassetto, innanzitutto quello di fare un viaggio lungo che non fossero semplicemente le 2 settimane di vacanza, e poi quello da parte mia di ripercorrere alcuni luoghi che i miei genitori e i miei zii avevano percorso più di 30 anni fa, e quindi sono stata un po' andata sulle tracce dei loro percorsi. È stato bello e emozionante, e sicuramente questo viaggio mi ha dato tanta energia che ora spero di poter investire nelle attività che sto facendo una volta tornata. Certo, questa è una bella affermazione, vuol dire che hai voluto provare le sensazioni di tutti i tuoi parenti, insomma, naturalmente loro, magari per loro il viaggio sarà stato ancora più avventuroso, visto che sono già passati 30 anni. E invece con Emiliano vogliamo scoprire, insomma, la cosa più bella, e poi ripartiremo da zero a raccontare un po' tutte le vostre esperienze dall'inizio, la cosa più bella è soprattutto quella che ti porti nel cuore proprio in questi 6 mesi di viaggio. La cosa che ci si porta nel cuore una volta tornati è la sensazione che il mondo in un certo senso è aperto. Ci sono dogane, ci sono tantissimi ostacoli, ma al giorno d'oggi, nel 2018, è possibile superarli, è possibile attraversare parecchie barriere, sia quelle culturali che geopolitiche o naturali comunque, ecco. E niente, che ci si porta addosso poi la sensazione che il mondo si apre lentamente sempre di più, e certe differenze di pelle o culturali o linguistiche vanno a perdersi completamente. È bello, ci si porta addosso un po' di coscienza universale, diciamo. Certo, una coscienza in più è quella che fa riflettere, forse, visto anche i luoghi che avete visitato, che noi qui in Italia dopo tutto stiamo abbastanza bene, siamo diciamo, non nella situazione che hanno queste persone. Allora, però, prima di cominciare, questa è la prima domanda per cercare di capire, sbloccare un po' e capire il perché di questo vostro viaggio. Però adesso andiamo a conoscere chi è Nadia Rossi. Sono una casnighese di nascita, ho 28 anni e insegno inglese e musica. Ho sempre avuto la passione dell'insegnamento, ma mi è sempre anche piaciuto molto viaggiare, e durante i miei viaggi ho sempre tenuto dei diari perché mi piace molto scrivere, e anche in questa occasione l'ho fatto in maniera un po' più sistematica, perché sapevo che da questo mio diario sarebbe stato tratto un blog di viaggio che online aggiornavamo ogni circa 15 giorni con i miei racconti e le fotografie di Emiliano. E da questo diario è stato poi anche tratto l'audiovisivo di cui appunto state vedendo anche alcuni spezzoni. Ecco, credo che hai già detto tutto, vuol dire che la voglia di conoscere, insomma, e di scoprire il mondo che già comunque ti appartiene grazie a tua, questa, se vogliamo, interattività, insomma, sotto tanti aspetti, forse qui è stato anche completato. Ne parleremo ancora fra poco. Invece Emiliano chi è? Io sono un 35enne, anch'io di Casnigo, e niente, nella vita ho sempre fatto il fotografo e il grafico pubblicitario, per, diciamo, mondi commerciali, ma anche, diciamo, mondi un po' più artistici, un po' più creativi, da quello teatrale a creare album per grafiche, album per i gruppi musicali e video art. Niente, questo viaggio è stato una scoperta nel mondo della fotografia che mi ha portato verso il reportage,
volente o nolente ci sono caduto, e nella scoperta del piacere fotografico, insomma, cosa più mi spingeva verso la fotografia. Quindi ho scoperto che mi piace molto la fotografia sociale, la fotografia panoramica e questa street photography di cui si sente tanto parlare, ma è sempre davanti a tutti, ecco. Questo sì, certamente, questo vuol dire che sei andato proprio alla scoperta di una parte nuova di quello che è già il tuo lavoro e che mi pare stai facendo anche con successo, no? Sì, cerco di portare avanti la mia passione prima di tutto, che poi deve diventare il mio lavoro o viceversa, che il mio lavoro che deve diventare sempre di più una passione. E quindi questa è stata un'esperienza indipendente molto, molto forte, molto importante. Poi in collaborazione con Nadia, poi che diciamo abbiamo gestito il viaggio insieme. E adesso andrete a descrivercelo, e soprattutto naturalmente passando attraverso quelli che sono le mete principali e soprattutto la risonanza che questo viaggio può avere avuto in tutti voi. Partenza, come del resto state vedendo anche nella grafica, in Argentina, da Buenos Aires, sicuramente una delle città più importanti del mondo. Come l'hai trovata questa città e soprattutto come hai trovato il popolo argentino? Ma come ho scritto anche nel diario, Buenos Aires è una città veramente dalle mille etnie, dai mille colori, e dove nessuno può sentirsi straniero perché tutte le nazionalità sono a Buenos Aires, come un po' in tutte le metropoli. E sicuramente Buenos Aires ha anche una periferia molto, molto grande, e dove si incontrano anche situazioni di povertà e di difficoltà quasi peggiori rispetto a quelle che si trovano magari sui paesini montani delle Ande. Quindi ecco, anche Buenos Aires, come tutte le città, ha questa contraddizione, no? Dall'essere la capitale, quindi molto avanti in certi sensi, ma anche all'ospitare grandi periferie un po' disagiate, ecco. E a Buenos Aires abbiamo anche avuto l'opportunità di partecipare alla manifestazione che ogni giovedì da più di 30 anni si svolge in Plaza de Mayo, dove le madri dei desaparecidos ancora dopo 30 anni manifestano per chiedere giustizia per i loro figli e nipoti che durante la dittatura sono spariti e non sono stati più trovati. Certo, ecco, quanto è stato anche per voi dura ammettere che, ahimè, nonostante fossimo quasi nel XXI secolo, perché proprio di questa storia stiamo parlando, e si facevano ancora queste cose, e soprattutto vedere queste madri che sono ancora attaccate ai loro figli come se fossero vivi. Cioè, questa è una, forse anche una crescita interiore anche per voi, no? Sicuramente è molto intenso vedere queste signore, anche ormai anziane, con una tenacia e una forza veramente invidiabili, e che appunto ti fanno sentire partecipe della cosa anche quando non c'entri nulla. E questa cosa ci ha fatto anche riflettere su quanto e come le notizie dall'altra parte dell'oceano arrivino in Europa, no? E parlando anche con conoscenti, parenti, amici, molti mi dicevano: ah, ma esistono ancora queste madri, come se questa cosa fosse arrivata sì come una eco che però presto è andata anche scemando, e invece è ancora molto presente in quelle persone. Certo, forse per noi è andata scemando, magari nessuno o pochi bene si ricordano, invece per loro è ancora un dato di fatto, e soprattutto è la storia che racconta quello che è successo appunto una trentina d'anni fa. Con Emiliano invece vorrei sapere come mai la partenza proprio da Buenos Aires, capitale dell'Argentina, e soprattutto il viaggio che normalmente, come posso dire, quasi quasi vedendo la cartina viene da dire si poteva partire dall'alto e scendere verso la Terra del Fuoco, invece avete fatto quasi il contrario. Sì, allora il viaggio è stato organizzato nel senso, seguendo la stagione estiva, insomma, partendo da Buenos Aires era la tappa logistica per aeroporti più comoda, poi volevamo quindi scendere fino a Ushuaia, la Tierra del Fuego, la città più australe del mondo, e risalire. Quindi avremmo poi vissuto una Patagonia fredda se non fossimo partiti a gennaio, e invece abbiamo trovato una Patagonia fredda, leggermente fredda, un po' meno fredda,
è molto più vivibile, no? È molto più vivibile, e da lì siamo risaliti fino in Ecuador, dove abbiamo però rincontrato l'inizio della stagione invernale, anche se siamo sull'equatore. Quindi è stata una scelta proprio di stagionale, e anche poi con i differenti contatti che abbiamo trovato man mano abbiamo messo insieme, certo, le diverse cose. Ecco, la tappa patagonica era una mia scelta molto forte, ad esempio invece quella ecuadorena è una scelta di Nadia che voleva arrivare fino in Ecuador. Quindi abbiamo fuso le due cose, e ci interessava entrambi la Bolivia, era nel mezzo, quindi abbiamo scelto di allungare il viaggio e di scegliere le stagioni giuste. Certamente, credo che anche questa sia stata ponderata, una scelta fatta per coprire anche nella maniera giusta, perché le stagioni noi poi non sono sempre abbordabili nemmeno in Sud America. Una scelta che chiaramente è stata da voi condivisa e soprattutto ponderata, come dicevo, per affrontarla al meglio. Nadia, poi dopo l'Argentina, dopo Buenos Aires, si è scesi verso questa terra del fuego, come ha detto prima Emiliano, e che naturalmente è la città e soprattutto la terra posta più a sud dell'emisfero. Cosa si prova lì? Io posso soltanto immaginare, ho visto alcuni documentari ma non riesco ancora a capire, viverlo direttamente, la sensazione che si prova. Sì, anche qui ho molto chiara una frase che ho scritto nel mio diario, che è stata una delle prime impressioni che ho provato, che è stata quella che appunto questa terra è una terra molto nordica dall'aspetto e dal clima, ma dall'accoglienza tutta latina. Cioè, il popolo è molto caloroso, molto disponibile, e la gente per strada è pronta ad aiutarti e a consigliarti dove andare. Gli stessi negozianti ti consigliano dove puoi trovare una cosa se loro non ce l'hanno. E quindi questa accoglienza fa forse sentire un po' di meno il freddo che comunque si fa sentire. Della Patagonia abbiamo visto sia la parte argentina che la parte cilena, entrambe molto belle. In Cile abbiamo avuto la fortuna di fare 2 settimane di lavoro alla pari, quindi lavoro in cambio di vitto e alloggio, per una fattoria sperduta nella penisola Antonio Varas, dove siamo stati ospiti di questa famiglia di allevatori e abbiamo condiviso con loro le mansioni della fattoria. Ecco. Certo, eravate pronti a questa, anche a questa esperienza di lavoro, diciamo così, mero duro lavoro, perché sicuramente non avrete fatto solo la comparsa, non avrete fatto solo i turisti, ma certamente avrete dovuto sgobbare dalla mattina alla sera. Però anche questa è un'esperienza che apre la visione un po' di tutto il mondo, no? Sì, assolutamente sì. È stato un po' toccante, nel senso, ci siamo trasferiti a 50 km da una città all'interno di questa penisola che è chiusa da un ghiacciaio. Lì l'allevano più di 400 pecore e circa 300 mucche. Il giorno dopo che ci siamo conosciuti, che ci hanno ospitato già nella loro casa, siamo andati a girare 400 pecore, cioè proprio le si prendeva, le si girava perché dovevano essere marchiate. Quindi un lavoro di forza, subito il giorno dopo non ci si aspettava neanche, non si capiva neanche dove eravamo, e già si faceva del lavoro abbastanza, si tagliava le legna, poi si girava il fieno, si andava a pulire il filtro dell'acqua, io abbiamo curato l'orto, abbiamo preparato da mangiare il giorno che loro sono andati a fare spese, i rifornimenti che fanno ogni 2 settimane, abbiamo riparato una pala eolica che loro sono autosufficienti con la corrente. E niente, poi sono stati caldissimi, un'ospitalità enorme, una curiosità da parte loro enorme per conoscerci, quindi il lavoro diventava anche leggermente una cosa giornaliera, tranquilla, ecco. Certo. Infatti, secondo giorno di queste pecore che non si sapeva neanche come prenderle. Vabbè, insomma, anche questa è stata un'esperienza, soprattutto per chi come te le aveva sempre solo fotografate, magari. Mi viene naturalmente, visto i tempi in cui ci troviamo noi con la nostra bella Italia, con le mille problematiche politiche, fisiche, mettete come volete, insomma, anche di lavoro se vogliamo, mi viene la spontaneità. Innanzitutto, come vi capivate con queste persone, e poi come parlavano loro, queste persone, della nostra Italia? Bella domanda.
Allora, partiamo dalla lingua. Abbiamo fatto dei corsi con Julia per quante giornate abbiamo fatto? Abbiamo fatto 10 lezioni di spagnolo per un po' la base. Lì si parla lo spagnolo? Si parla il castigliano scolastico, però è molto contaminato dalle differenti fasce in cui si va. In Argentina hanno una Xoxo, in Cile sono un po' più marcato, in Colombia sembrano quasi bergamaschi. Diciamo che ci sono diversi aspetti anche della lingua. Di quando vi incontravate nei momenti di pausa, che cosa dicevano dell'Italia? La ammirano, la portano, la stimano o dicono Italia, come l'Europa ci tratta adesso, dice un gran guazzabuglio, chiamiamolo così? Diciamo che c'è una cosa che ci tengo anche a dire. Allora, è bruttissimo. Allora, la cosa bella è che hanno un riferimento con l'Italia un po' come con la Francia, cultura, arte, tantissime cose. Loro spesso sono discendenti di italiani e hanno, magari non conoscono solo il nome del nonno o del bisnonno, ma non sanno assolutamente dove sta Caltanissetta, anche se il nonno era Caltanissetta piuttosto che... E questa è una cosa molto bella, cioè l'italiano che è emigrato e vi dicendo. Invece una cosa un po' brutta che mi ha toccato è che siamo ricordati per la mafia e per i politici corrotti, quindi è una cosa veramente strana, cioè mi aspettavo pizza e mandolino. Invece siamo è passata in secondo ordine la pizza e il mandolino, a dimostrazione effettivamente che il guazzabuglio, come dicevo io, non lo viviamo solo noi internamente, ma lo vivono anche da fuori, e magari con un po' di preoccupazione. Comunque, insomma, al di là di tutto, però, ammirano l'Italia per quello che ha e soprattutto per la bontà, le bontà e le capacità anche industriali che l'Italia ha, no? Sì, sì, ci sono anche queste cose, sì, sono ricordati anche per la capacità, ecco, di diffondersi con le altre culture all'estero e di portare cose anche positive, ecco. Certamente. Allora, io ho visto naturalmente il filmato quasi in anteprima e ho visto anche le fotografie che avete passato, Nadia, anche un po' di tempo cercando di ammirare, colpire, insomma, perlomeno con l'obiettivo della telecamera, anzi della macchina fotografica, le balene, animali, leoni, eccetera, cose che noi non siamo abituati a vedere. È stata una bella sensazione, una bella esperienza? Sì, assolutamente sì, e siamo stati anche fortunati perché non sempre, non in tutte le stagioni si possono vedere questi animali. E abbiamo visto animali sia in Patagonia che più a nord, le balene in particolare le abbiamo viste in Ecuador quasi alla fine del nostro viaggio, quando appunto lasciano i freddi mari del sud per andare più a nord a riprodursi. E è stato bello anche vedere come appunto questi animali, che a noi sembrano così lontani, erano veramente alla portata di tutti e a un tiro di schioppo. Avete avuto modo di incontrare anche altri italiani che più o meno stavano, diciamo così, facendo la vostra esperienza, cercando ispirazioni, come del resto le avete cercate voi con questo lungo viaggio? Un viaggio, ricordo, se non ricordo male, lo devi fare tu, mi pare sia durato 6 mesi, ma con 17.000 chilometri percorsi. Esatto, sì, è stato un viaggio itinerante, ci spostavamo in media ogni 2 o 3 giorni, salvo nei periodi in cui ci siamo fermati, perché abbiamo appunto fatto questi lavori alla pari, o siamo stati ospitati e abbiamo fatto del volontariato. Italiani in realtà gran pochi, soprattutto così che facessero un viaggio itinerante zaino in spalla, pochi. Abbiamo incontrato qualche turista, qualche studente che stava studiando in università in Sud America, però ecco, abbiamo trovato molti più francesi, tedeschi, australiani che non italiani per questa tipologia di viaggio. Sarà che noi italiani siamo un po' più timorosi nell'affrontare queste esperienze, o forse impauriti dal fatto che si debba investire un grande capitale per viaggiare, altro mito un po' da sfatare secondo noi, perché viaggiare è vero ha delle spese, ma
tutto dipende da cosa si sceglie e da chi si incontra, da quali esperienze si sceglie di fare. Certo, poi soprattutto anche per quanto riguarda il modo di viaggiare ed affrontare quello che è il viaggio vero e proprio. Emiliano, una curiosità, chiaramente lì avete incontrato, come hai detto all'inizio, gente che la pensa in un modo, gente che vive in un altro modo, eccetera, eccetera. C'è un luogo comune per tutti o ognuno, cioè il sopravvivere, perché questa è gente, non credo che avete avuto modo di, salvo magari qualche proprietario terriero, eccetera, però la gente comune è quello di sbarcare il lunario giorno per giorno. L'avete vissuta questa esperienza? Sì, si avverte logicamente che non si è in Europa, e si avverte logicamente che non si è in terre dove la proprietà privata è così un bene così alla portata di tutti. Diciamo una cosa semplicissima che mi piace sempre fare un paragone, noi qua abbiamo tutti l'auto privata, la moto, abbiamo tutti qualcosa di privato per portarsi in giro, per muoverci, là praticamente no. Cioè le macchine sono sempre piene di gente, furgoncini che portano anche 6 persone contemporaneamente, le moto sono molto rare e i mezzi pubblici sono ovunque, quindi utilizzano tantissimo mezzi pubblici, i taxi, i prezzi si abbattono notevolmente perché la gente comune si sposta, deve spostare addirittura il bestiame, allora caricano il bestiame su camion, fanno chilometraggi e pagano poco, diciamo, ecco, per noi era un costo bassissimo. Questo fa capire anche solo il mezzo di trasporto la differenza. Poi c'è il fattore del cibo, che sono tutti i prodotti naturali che vengono dalla terra e di allevamento, carne ne gira poca, dipende dalle zone in cui sempre si va, parliamo che in Sud America sono 100 volte l'Italia, cioè stiamo parlando di territori anche tra di loro molto differenti, si passa dal deserto a 6.000 metri in 400 chilometri, ecco, quindi bisogna vedere tante differenze. Anche il cibo è un'altra cosa, esistono moltissimi comedor, sono comedor popolari dove la gente può mangiare una sopa, una zuppa, piuttosto che un riso con un po' di carne, un pezzo di carne a prezzi bassissimi. È più conveniente uscire e andare in questi comedor che prepararsi da mangiare in casa, perché costa il metano, costa l'acqua e dicendo. Questa ad esempio è una zona che una cosa che si incontra molto in Bolivia. Molta gente va nei comedor, non va, magari non prepara in casa da mangiare, ecco. Certo, pertanto insomma esperienza anche sotto questo aspetto, un'esperienza che però vi ha portato a maturare e a capire, come abbiamo detto all'inizio, insomma, che qui in Italia stiamo abbastanza bene. E come avete fatto, anche per quanto riguarda il cibo, ad allinearsi su quelle che erano le proposte che giornalmente vi arrivavano? È stato interessante perché io non sono schizzinoso, ecco, né tantomeno Nadia, quindi ci siamo proprio lanciati nell'assaggiare qualsiasi cosa, dall'alpaca alla rana bollita alla mattina presto, fino a tanti tipi diversi di patate, piatti completamente diversi e roba che è squisitissima, perché se piacciono i sapori speziati o comunque preparano, cioè in Bolivia abbiamo mangiato tantissimo e tante cose buone, ecco. Insomma, non siete morti di fame, via. No, assolutamente, in Sud America non si muore mai di fame. Proprio l'ultima cosa. Tanta roba è data dalla terra, insomma. Sì, è nata dalla terra e poi, ecco lì una cosa, un'altra. Il concetto di povertà, il bene primario che è il cibo, non viene sprecato, non viene, quindi è la prima cosa con la quale si comunica e si entra in simbiosi con un'altra persona è proprio il cibo, quindi è veramente una cosa importante, ce n'è sempre, è buono, si beve anche tanto. Indubbiamente, poi loro sanno gestire anche questo. Nadia, è chiaro che dentro di voi eravate già pronti a un viaggio di questo genere o diciamo che le scoperte che potevate fare giorno per giorno ogni tanto vi lasciavano ancora qualche modo di riflessione e dire mamma mia cosa abbiamo fatto, facevamo bene
a venire prima o faceva bene a stare a casa? Sicuramente è stato un po' e un po', anche perché parte del viaggio era stata pianificata da casa, soprattutto i primi mesi, i primi contatti, ma poi la seconda parte è stata un po' improvvisata giorno per giorno e quindi c'erano cose che sapevamo che non volevamo perdere, altre che si sono costruite giorno per giorno. E questo sicuramente porta con sé anche le sue difficoltà, cioè il fatto di doversi svegliare ogni mattina e non avere nessuno che ti porta in giro o sceglie per te, il dover decidere che pullman prendere, dove andare, dove dormire, cosa mangiare. E questa cosa però è anche quello che tiene vivo il viaggio ogni giorno e tiene alta l'adrenalina e anche il senso della scoperta. Insomma, come a dire, nessun ripensamento con il senno di poi, ma la voglia e soprattutto la capacità di aver dato un senso anche a questo viaggio e forse anche al resto della vita, perché poi queste sono, diciamo, queste sono i viaggi che ti aiutano a capire che come vivono gli altri e soprattutto come stiamo vivendo noi. Emiliano, è chiaro che le culture sono, come abbiamo detto prima, sono diverse. Prendiamo per esempio l'aspetto religioso, anche questo è un fatto, credo, soprattutto in quelle zone, sappiamo che diciamo in certe zone magari assolutamente non c'è il cristianesimo, in certe altre invece è molto, molto sentito, molto praticato. Come l'avete vissuto e come l'avete visto? Il fattore religioso è preponderante in Sud America, è proprio una cosa nella pelle intrinseca, è una cosa che trovi ovunque. Addirittura arriviamo a un'evoluzione particolare, perché c'è una fusione tra una cultura pagana pre-incaica o comunque incaica e quella religiosa cristiana molto forte. C'è un sincretismo religioso abbastanza accentuato, dai riti pagani che si mischiano con bruciare i braceri e intanto invocare la Madonna, piuttosto che offerte alla Pachamama e poi si va a incontrare comunque la Vergine, o montagne sacre che erano dedicate alla Pachamama diventano montagne sacre. Questa è una cosa che è successa nell'arco di 500, 600, 700, 800 anni dall'arrivo degli spagnoli. Comunque è una cosa molto interessante, ci sono santi ovunque, ci sono madonne di diverso tipo ovunque, ecco. Il simbolismo è molto forte, che è una cosa che mi interessava molto. E ci sono delle situazioni in cui anche un non credente può essere assuefatto dalla religiosità a tal punto quasi di farsi delle domande, ecco, è una cosa molto sentita, sì, la religione cristiana, cattolica è molto forte. Ci sono i testimoni di Geova, ci sono gli evangelisti, ci sono i nuovi protestanti che stanno proliferando, comunque c'è molto. È un, possiamo dire, come del resto un po' in tutte le parti del mondo, diciamo un mix anche sotto questo aspetto di dottrina più o meno cristiana, soprattutto però con l'obiettivo da parte di tutti di credere a qualcosa, a qualcuno. Questo è quanto ci deve ancora far riflettere. Però nonostante tutte queste, possiamo chiamarle diversità, insomma, non hai assistito, insomma, a diversi dibattiti o perlomeno così affrontare magari qualche critica da parte. Ognuno vive la sua dottrina, il suo credo in modo personale. Sì, credo di sì. Ecco, non, però diciamo che un ateo potrebbe avere una vita un po' diversa, ecco, è quasi l'opposto per assurdo, ecco, non parliamo di Islam perché là c'è qualcosa, ma sono ancora magari nelle palestre, ma è pochissima gente, gli islamici non si sono spostati in Sud America. C'è poca roba, ecco, nelle zone che siamo stati noi. E comunque non c'è esasperazione, insomma, perlomeno. È quasi per assurdo, è un non credente
che può sentirsi un attimo fuori posto. Fuori luogo, insomma. Benissimo. So peraltro, Nadia, che siete stati anche a trovare diciamo coloro che giù sono per la loro missione, insomma, sono dei preti che sono molto conosciuti anche qui nella nostra terra bergamasca, soprattutto anche in Val Seriana, e hanno e cercano di portare la dottrina cristiana proprio anche in quelle zone. Sì, abbiamo avuto l'opportunità di passare a visitare alcune missioni, alcune del Mato Grosso, altre no, e anche qui abbiamo trovato una grande ospitalità e abbiamo potuto fare per loro un po' di volontariato e vivere anche con loro i momenti della giornata. Siamo stati a trovare Monsignor Eugenio Coter, simontese di nascita, nell'Amazzonia boliviana, Riberalta. Siamo poi stati in una missione del Mato Grosso vicino a Cusco e in altre due missioni sulla Cordigliera Blanca, e in tutte le occasioni è stato molto bello, molto intenso il poter condividere questa vita comunitaria che qui da noi, anche negli oratori, spesso si è un po' persa, ecco. C'è un contrasto, e adesso arriveremo anche a questa parte che io amo così, nella quale amo parlare. C'è un contrasto, diciamo, fra la grande cittadina, la grande città, anzi forse anche la metropoli, a quello che è una periferia magari un pochettino, diciamo così, mi viene in mente Cochabamba, ecco, tanto per dire, una periferia che sicuramente ha e fa soprattutto riflettere, mentre poco distante ci sono dei grattacieli che non finiscono più. Ecco, come vivono anche chi è nella parte più povera della cittadina, come vivono questi, diciamo, questi raffronti che, se vogliamo, sono anche determinanti per la vita quotidiana? Sì, questa impressione è molto netta, soprattutto in Bolivia e Perù, si ha proprio l'impressione a volte che due connazionali peruviani, uno di Lima e uno di Huaraz, che è una cittadina sulle Ande, se si vedessero non si riconoscerebbero come membri dello stesso Stato. Spesso questa differenza è dettata dal fatto che le popolazioni andine sono discendenti degli indigeni, sono di madrelingua quechua o comunque non tutti parlano spagnolo e per anni sono stati discriminati. Altre volte la differenza non è puramente, diciamo, razziale, tra virgolette etnica, ma dettata dalle varie condizioni economiche che una zona cittadina e costiera piuttosto che montana può offrire. Però ecco, devo dire che da parte dei cittadini stessi c'è poca conoscenza di come l'altra parte del paese vive, non c'è molta, l'impressione è quella che non ci sia molta conoscenza e anche... Ognuno vive nel suo mondo, possiamo dire così? Si ha un po' questa impressione, sì. Certamente, grazie Emiliano, abbiamo ancora 5 minuti abbondanti con cui chiacchierare, poi entreremo nel dettaglio anche di quello che soprattutto volete fare con questa vostra esperienza e quali sono i messaggi in particolare che volete lanciare. Stavo parlando prima di Machu Picchu, che per me e forse anche la culla, se vogliamo, di quella che è stata la cultura del Sud America. Ne ho sempre sentito parlare, vado ogni tanto a leggere qualcosina, vedo qualche documentario importante. Come l'avete visto voi e soprattutto come si è inserito anche nel contesto della vostra, del vostro giro? Machu Picchu è un po' un tema particolare, ecco. È una località ormai turistica, quindi è invasa da turisti. C'è Agua Calientes, che è la città più vicina al sito archeologico, che è rinata completamente grazie al turismo. E Machu Picchu lo si raggiunge in diversi modi: a piedi, in treno, in autobus, in taxi, con un trekking di 3 giorni, 4 giorni circa. Noi non l'abbiamo fatto, abbiamo fatto un pezzo a piedi, ma inseguendo la ferrovia, partendo da Santa Teresa, Santa Maria, e facendo un percorso diverso. Machu Picchu sì, è incredibile, nel senso che siamo
a una quota molto alta, adesso non ricordo di preciso, e è stata fondata una vera e propria città in brevissimo tempo, in circa 400 anni è stata fondata questa città. Ma la cosa interessante è che molti si soffermano su Machu Picchu, ma intorno a Machu Picchu ci sono tantissimi siti archeologici ancora più antichi e ancora più interessanti. Intorno a Cusco ci sono Pamolucai piuttosto che Sacsayhuamán, tutti questi nomi abbastanza impronunciabili poi. E niente, è molto interessante perché la cultura pre-incaica è ancora sconosciuta anche a loro. Quindi Machu Picchu è inca, ma prima di Machu Picchu probabilmente c'era già qualcos'altro di molto più forte. Questo si nota anche nella costa del nord del Perù, verso Tuilio, dove c'era la cultura Moche che veniva dal mare. Cose, piramidi e siti archeologici inesplorati, non sanno ancora cosa c'è sottoterra, eppure su un sito su 9 è stato aperto e hanno scoperto cose. Insomma, anche se vogliamo un'ombra di mistero quasi fra tutto questo, magari ancora tutto da scoprire, e mi vengono in mente non molto lontane le linee di Nazca che certamente anche queste fanno riflettere, perché lì non può essere una cosa fatta dalla natura, lì sicuramente c'è ancora la mano dell'uomo, penso tu sia d'accordo, no? Sì, anche lì abbiamo fatto il sorvolo, sono ormai parlano di più di 40 disegni diversi, perché li identificano, quelli più evidenti si vedono immediatamente in volo, c'è la scimmia, vi dicendo. Una cosa interessante è che anche lì si parla di linee che erano già state tracciate ancora prima di queste, che raffigurano animali, che sono linee geometriche, probabilmente studi legati al cielo, quindi allo studio delle stelle. Tutto il Sud America ha una cultura che verte intorno agli elementi naturali e alle stelle, al cielo, al sole, alla luna. È una cosa proprio che simbolicamente continui a ritornarci sopra, all'acqua, agli elementi naturali. Così. E che fanno riflettere anche su quelli che potevano essere, che poteva essere il loro credo, e soprattutto le speranze che avevano anche nella loro vita quotidiana. Ritorno da Nadia, anche perché ormai è una bella chiacchierata, va 35 minuti quella che stiamo facendo, e andiamo verso la conclusione, soprattutto per dire che cosa ha lasciato dentro. Facciamo così, poniamo questa domanda in maniera diversa. So che le prossime vacanze, e può essere anche una provocazione, questa domanda le farete alle Seychelles? Ma chi lo sa, comunque ultimamente ho più l'idea della Transiberiana, però adesso bisognerà vedere sicuramente. Sì, ma l'intesa era proprio questa, come dire, insomma, non è che state pensando alle vacanze esclusivamente turistiche per godervi il sole, ma ancora la scoperta di nuove emozioni, no? Assolutamente, anche perché questo era il nostro modo di viaggiare anche prima di questo viaggio, anche girando l'Europa, ecco. Benissimo, allora siete passati dal deserto, siete passati a quota 6.000, siete andati anche sulla neve, mi pare, no? Sì. Perlomeno lì vicino, ne avete provate di cotte e di crude. Ti porti dietro che cosa, e poi mi dici qual è la fotografia che custodisci più gelosamente? Sarà difficile che ce ne sia solo una, Cosa mi porto? Cosa mi porto? Ecco, la possibilità, una paura che avevo, cioè quella di non riuscire a superare addirittura le frontiere. Cioè, mi continuavo a chiedere cosa si poteva vivere attraversando le frontiere, se ci avessero chiesto qualcosa in particolare o cosa. Invece, appunto, l'opposto, mi porto a casa l'opposto. Il fatto che con un po' di volontà si riescono a superare queste frontiere, sia mentali che fisiche, e niente, verte tutto appunto verso la volontà, e soprattutto la volontà che hanno gli altri di affrontare anche un eventuale arrivo, quindi ospitarti e via dicendo, e fondere un po' insieme la vita di tutti i giorni e cercare di portarla in viaggio, che è una cosa molto genera molta fatica, ecco, non,
Non è proprio una passeggiata. Certamente, non è stato proprio una passeggiata, ma è soprattutto anche uno sforzo. Allora, la domanda, prima di andare poi a parlare, come ultima domanda di cosa vorrete fare del vostro filmato, eccetera, qual è la promozione che ne vorrete fare, è questa. Lo rifaresti, Nadia? Assolutamente sì. Forse anche per più tempo. Va bene, allora, naturalmente noi vi abbiamo presentato, diciamo, un'intervista anche abbastanza sostenuta, come del resto avete sentito, e vi abbiamo mostrato delle immagini, come si dice, in sovraimpressione. Però so che tu, oltre a non so quante fotografie, però centinaia di fotografie, qualcheduna ve le abbiamo già mandata, e qualcheduna anche in video, però so che praticamente hai preparato appunto questo video da cui noi abbiamo estratto un po' di materiale e vorresti promulgarlo in maniera particolare, non soltanto qui nei nostri paesi, non soltanto in Valseriana. Sì, l'obiettivo finale un po' è, dopo aver creato tanto materiale, sia il documentario video che è passato, sia le fotografie, il blog, è quello di prolungare questo viaggio il più possibile. Ci piacerebbe portarlo in diversi eventi, o biblioteche o comunque luoghi pubblici, per far scoprire un po' questo Sud America in modo un po' diverso da come di solito magari lo si può vedere, sfatare alcuni miti o comunque rafforzarne altri, nel senso, ci piacerebbe molto, sì, divulgare. Mi piacerebbe riuscire a pubblicare entro il 2019, scusate, un libro fotografico e o narrativo, comunque fondere le due cose, per niente, riuscire a, ecco, portare avanti questa cosa, dove il ricavato si può, ecco, devolvere poi eventualmente alle diverse associazioni di volontariato che ci hanno aiutato, che loro sanno poi a chi devolvere, a associazioni ancora più piccole, perché poi abbiamo visto anche queste situazioni dove associazioni grosse aiutano poi in realtà anche più piccole. Certo. All'interno. Certo, di questo avremo parlato, comunque l'hai già anticipato. So che tutto quello che potrà arrivare proprio da questa divulgazione, di questo video, dalle fotografie eccetera eccetera, sa comunque a scopo, diciamo, umanitario, benefico, e questo è abbastanza importante. Noi lasciamo in sovraimpressione, lo facciamo scorrere sul fondo del nostro teleschermo il tuo sito, in modo che ognuno possa magari mettersi in contatto con voi, con te in particolare, e credo che questo sia già un buon, diciamo così, biglietto da visita. Naturalmente, ricordando a tutti che quello che abbiamo visto sono soltanto alcuni spezzoni di un filmato fatto di fotografie, però con tanto di commento fatto da Nadia. Ecco, come è stato fare un commento, Nadia? Perché mi pare che non sia stato proprio un lavoro semplice. È stato un lavoro molto lungo e intenso. Per fortuna c'era già il diario, c'era già il blog, e quindi la scelta dei testi era già quasi pronta, e sicuramente avere sotto un testo ha aiutato anche la scelta delle immagini, la selezione, la sincronia tra il racconto e, cioè, l'immagine visiva. E speriamo che questo aiuti anche gli spettatori a entrare più nel vivo della nostra storia. Certo, sono sicuro che ci riusciranno. Allora facciamo così, ci aggiorniamo magari su quello che potranno essere anche i vostri eventuali viaggi, eventuali vostre nuove sensazioni che vorrete andare a fare. Noi saremo disponibili a cercare di promulgarle. Intanto non mi resta che ringraziarvi per il vostro tempo con cui appunto che ci avete concesso, e naturalmente augurarvi. Innanzitutto farvi complimenti per il vostro lavoro, e credo che questo sia abbastanza normale, e poi farvi gli auguri e i complimenti per il prossimo giro, il prossimo, diciamo così, la prossima vostra scoperta e voglia di andare a scoprire cose nuove. Mi pare che forse qualcosa presto arriverà ancora. Sì, ci piace. No, magari presto. No, vabbè, ecco. Anche perché se state in giro 6 mesi per volta non è che sia poi così facile. Probabilmente sarà un viaggio un po' più corto, però l'idea è di fare qualcosa di ancora più impegnativo, ecco. Sì, perché per un discorso di lingue, di aree geografiche un po' diverse, si parla di andare verso la Russia medio orientale o, ecco, la siberiana. Nadia?
Sì, non dico nulla. Decide lui. Per scaramanzia, non dico nulla. Benissimo, vi ringrazio ancora, vi faccio complimenti. Grazie ancora ragazzi e complimenti ancora.